Tutti ben ritrovati in un nuovo video. Sì, la location comincia a piacermi. Sono esattamente seduta in terra come nello svuota la spesa action. Svuota la spesa detersivi. Oggi le costellazioni mi hanno aiutato ad andare da Insmercato per prendere, o meglio, fare una bella spesa di detersivi. Già vi avevo accennato nello svuota la spesa action che comunque qualcosa cominciava a servucchiare, a servire. Che comunque Action per alcuni detersivi proprio secondo me non è assolutamente conveniente, per quanto è conveniente per altre cose. Adesso poi pian piano ci aggiorniamo con le cose che ho già cominciato ad utilizzare, mi raccomando seguitemi se non siete ancora iscritti al canale e trovate gli altri social nell'info box. Se mi seguite da diverso tempo sapete che in smercato ogni tanto qualche spesuccia la faccio, verdura, cose, a volte hanno alcune verdure in buonissima offerta, finocchi, qualcosa ogni tanto prendo, ma non è il mio discount principale per la spesa. Al contrario, invece, è un discount principale per quanto riguarda i detersivi. Nella seduta casalinga che faccio in collaborazione con Kate ogni 2 mesi, ciao Kate, del canale The Witch Pozioni di Bellezza. Vedete oramai da illo tempore, come mi piace dire, una molteplicità di prodotti Eco 10. Non è sponsorizzato Eco 10, questi prodotti che vi faccio vedere li ho pagati con i miei soldini. Sono una linea di detersivi economica, veramente economica, a mio avviso molto valida, che prendo e riprendo a getto continuo. E quindi ho fatto questa bella spesa. Presumo che in teoria dovremmo arrivare a Natale, presumo, non vorrei dirlo troppo a voce alta, ma abbondantemente credo proprio di sì. Allora, partiamo dall'igienizzante colorati, la candeggina per colorati, che vi ho già fatto vedere, che sapete che ho già utilizzato, ideale per capi delicati e colorati, candeggina delicata Eco 10. Questa qui che va a imitare quella di Ashe, quella di Home Circus, cioè qui molti brand hanno imitato, ce la posso fare, quella canonica di Ashe, vediamola così, sapete che non mi piace parlare di dupe. Questa è la candeggina per colorati di Eco 10, 1,89 euro per 2 litri e ne ho prese 3 perché praticamente sto finendo l'ultima ace che risale a un'eredità dell'ufficio, immaginatevi. Nel corso del tempo ho utilizzato anche questa, ripeto, se vedete le sedute casalinghe lo sapete. Ne ho prese 3, 2, 3, 1,89 euro l'una. Quindi per un po' siamo a posto. Tendenzialmente ho cercato di optare per tre confezioni barra due, ma adesso vi motivo il tutto. Quando è che uso questa? Come igienizzante colorati, non chiaramente per i capi scuri. Per i capi bianchi dipende dal livello di sporcizia, però tendenzialmente anche per i capi bianchi colorati, perché comunque questa delicati e colorati, per i neri adesso ve lo dico, e quindi ne ho prese 3, 1,89 euro a confezione, francamente mi sembra un buon prezzo. Ecco, volevo vedere un attimo lo scontrino. Capi? Dov'è che è? No, addirittura meno. Ah no, Bioster additivo. Allora, perché c'è una che è 1,59 euro, candeggina delicata. Possibile che questa è 1,59 euro e l'altro 1,89 euro? Ragazzi, 1,59 euro, chiedo venia, 1,89 euro l'altro. Ok. Sì, 1,59 euro, quindi top. Ne ho prese 3 perché appunto dicevo che ne ho una dell'ace che sono quelle piccole che sono a meno della metà. E poi effettivamente era tantissimo che non facevo una bella spesa di questo tipo. Rimanendo in tema igienizzante, voi se mi seguite, se non mi seguite, mi raccomando, seguitemi, recuperate tutti i video. No, se vi fa piacere, ovviamente. Voi sapete che io utilizzo da illo tempore il Bioster Form, che è l'additivo igienizzante per i capi
scuri, insomma, l'igienizzante che utilizzo dalla notte dei tempi. Poi nel corso del tempo è entrato l'igienizzante colorati, prima per alcune cose che ho ereditato dall'ufficio, poi mi sono appassionata al settore, ho diversificato le cose, però diciamo che l'additivo igienizzante, purtroppo da quello che abbiamo vissuto, è entrato nella routine dell'utilizzo della lavatrice. Per tantissimo tempo io ho trovato da Insmercato il Bioster Form, quello che vedete e avete visto fino all'ultima seduta casalinga che abbiamo fatto a fine agosto con Kate, da Ins lo trovavo a 1,89 euro, perché adesso mi torna 1,59 euro, 1,89 euro. Dai cinesi c'è, ma costa 2,40 euro, 2,50 euro. E io l'altro giorno, appunto, che ero andata, ne abbiamo anche parlato credo in un vlog, non mi ricordo più, non l'avevo preso perché ho detto devo andare a stretto giro da Ins a fare una bella spesa di settembre, così per un po' siamo a posto, e lo compro lì perché costa meno. Anche perché stavo finendo alcune cose, ho detto do fondo poco male, cioè ci sta. Vado, guardo, il Bioster Form non c'è. Io poi chiedo alla cassiera, fa no, non c'è, hanno portato questo. Ho detto ma non lo portano più, ma non lo so, forse sì, forse no. Vabbè, e allora c'era questo che non conosco, ricorda il pack del Bioster Form. Si chiama Teiform disinfettante, detergente additivo bucato a mano in lavatrice, ha gli stessi punti che c'erano nell'altro pack del Bioster Form. Elimina il 99,9% di germi e batteri, attivo già a 30 gradi, elimina gli odori per bianchi e colorati. Ora, questo tendenzialmente io lo preferisco per i bianchi perché la candeggina per i colorati nasce proprio per quello. Comunque, per tantissimo tempo ho utilizzato solo questo per tutto. Diciamo che è uno scrupolo maggiore, vediamola così, però nulla mi vieta quando finisco questi di tornare ad usare solo un tipo. Dipende anche un po', se vogliamo, dal sentimento. Se mi seguite lo sapete. Quindi io, tra l'altro, anche Bioster Form ha scritto qui presidio medico-chirurgico, cioè mi dà l'idea di essere la stessa cosa con un pack diverso, non lo so. Mi sono fidata, vedremo un po' com'è. Questo è 1,5 litri, come credo il Bioster Form. Non ne ho più da. Non ne ho proprio più, quindi non riesco a fare il confronto, anche perché ho appena girato, appena, a fine agosto è andata online la seduta casalinga, che se non avete visto vi invito ad andare a vedere, così vi rinfrescate la memoria. Non lo so, mi dà l'idea di essere la stessa cosa con un pack leggermente modificato, prezzo ottimo, spero che sia altrettanto valido. Per tutti i motivi che vi ho detto, e ne ho presi tre, se la memoria non mi inganna, proprio per il discorso che vi dicevo, per un po' siamo a posto. 1,89 euro, 1,89 euro, sì, l'uno. Non vi metto vicino lo scontrino perché è tempo che mette a fuoco, eccetera, eccetera, 1,89 euro. Quindi direi che come igienizzante vestiti siamo per un bel po' a posto. Allora, lì all'Inps sono stata animata da forte spirito di precisione a questo giro e quindi che cosa ho voluto fare per il detersivo? Se mi seguite sapete che da diverso tempo sto utilizzando Marsiglia o comunque detersivo per lavatrice neutro che va bene per tutto, diversificando igienizzanti colorati e igienizzanti capi non colorati. Oggi, animata da forte spirito di precisione, ho optato, che avevo già utilizzato qualche vintage fa, rispetto ai colori e tessuti, capi neri e capi scuri, dermatologicamente testato, vediamo di non farlo cadere, e ho preso il detersivo per i capi scuri, perché questo autunno alle porte mi sta facendo dire facciamo proprio le precisetti. A questo giro è andata così, quindi per i capi scuri ho preso questo, che già avevo preso, comunque un buon prodotto perché Eco 10 a me piace.
E quindi mi sono lasciata trasportare da questa voglia di precisione nelle lavatrici, vediamola così. Capi neri e capi scuri, 1,99 euro, prezzo buonissimo, 1,5 litri per 25 lavaggi, magari anche qualcosa in più perché bisogna dosare, non esagerare, sciacquare bene, tutti questi discorsi. Quindi uno per i capi scuri. Stesso discorso, animato da forte spirito di precisione, uno per i capi colorati. Devo dire che Eco 10, poi mi sono messa lì un po' a studiare la cosa, c'è il detersivo multicolor, c'è il detersivo che uno credo di averlo anche preso, adesso vi dico. Ci sono varie versioni. Poi ce n'è uno enorme, che era veramente enorme, per bianchi, cose. Cioè, Eco 10 devo dire che ti dà un range, di referenze importante. Va bene essere precisi, colorati, scuri, normali, però senza esagerare, ecco. Scuri ve l'ho fatto vedere, i colorati sempre 25 lavaggi, ravviva colori e rispetta i tessuti. E questo appunto andrò a utilizzarlo per i capi colorati. L'avevo già utilizzato, ma per il motivo che vi dicevo prima, comunque non sempre lo faccio perché non sempre ho questo spirito di precisione. Spesso e volentieri punto sul Marsiglia e va bene per tutto. Ma diciamo che ho colto un po' l'attimo e mi sono lasciata trasportare, vediamola così. Ravviva colori, anche quello 1,99 euro. Poi per la lavatrice ho preso la lavatrice classica, un prodotto che già vi ho fatto vedere, che ho utilizzato, che mi piace molto, 30% di plastica in meno, lavatrice al profumo di Marsiglia. Questo qui, 40 lavaggi, 2 litri. Questo qui l'ho pagato, ragazzi. L'ho pagato 2,99 euro, ottimo prezzo, l'avevo già preso, poi ho provato anche quelli di Lidl, eccetera, però veramente Inns, secondo me, da questo punto di vista, è pressoché imbattibile. A me il Marsiglia piace molto, motivo per il quale molto spesso, come dire, utilizzo solo questo e non diversifico. Mamma, se sei all'ascolto, apprezza tutto questo impegno. E quindi questo. Adesso sto utilizzando un soft che non è finito, che avevo trovato in super mega offerta dai cinesi e devo dire che mi sta piacendo, ma poi ne parleremo nella successiva seduta casalinga. Poi ne ho già un altro, a differenza degli igienizzanti che ero praticamente sotto zero, quindi pian piano poi parleremo di tutto, ma appunto vi ho detto che questa è stata proprio una spesa super per non pensarci per un bel po'. E quindi questo 2,99 euro. Allora, sezione ammorbidente. Ah no, no, eccolo qua, il fantomatico. Di questa linea qua, ce n'erano di due, di tre tipi. Un multicolor, un altro con un'altra cosa, con scritto un'altra cosa che non ricordo. Io mi sono lasciata trascinare, colpire, affondare da questa formula concentrata, Eco 10 lavatrice con bicarbonato, massima, scusate, igiene e freschezza, 3 litri. Questo contiene sostanzialmente già il bicarbonato, quindi ha una sorta di igienizzante già all'interno, vediamola così che aiuta ad igienizzare meglio, quindi sembra quasi, diciamo, un prodotto due in uno, vediamola così. Mi sono lasciata un po' travolgere, credo che lo metterò in fondo e andrò ad utilizzarlo come ultimo quando proprio poi devo andare a fare la spesa, perché lo trovo un prodotto doppio questo. Oppure, se sarò curiosa, magari ne utilizzo un po' meno perché comunque già contiene il bicarbonato e non vorrei poi esagerare con i prodotti. Questo qui, questo qui si chiama lavatrice con bicarbonato. L'ho pagato, ragazzi. Lavatrice con bicarbonato. 60 lavaggi, questo è il più caro perché questa colonna con questi prodotti qui che c'erano, credo se non vado errato, tre tipi,
4,79 euro, ma parliamo di 3 litri di prodotto e un prodotto già con l'igienizzante dentro. C'era proprio, mi ricordo, la versione multicolor e bianchi e delicati, può essere, però francamente sono pack molto grossi. Mi ha incuriosito questo perché al bicarbonato lo trovo un prodotto completo che appunto, ripeto, per logica credo che lo andrò a utilizzare quando ho smaltito questo. Poi magari al prossimo giro proverò anche altro, però questo qui al momento è quello che mi ha incuriosito di più per i motivi appunto che vi ho detto. Poi, sezione ammorbidente. Ok, allora in prima battuta avevo preso due versioni di questo qui, che è la versione con, vedete che c'è scritto concentrato. Prima avevo preso una versione che sto finendo, che ho, che però non era concentrata, che mi piace per carità, un po' più grossa di questa, però quando ho visto questo che c'era scritto concentrato, ne avevo preso floreale e alla brezza marina. Questi qua costano ammorbidente concentrato, questo è l'altro, il 60 lavaggi, 1,65 euro. Poi sono andata avanti, ho visto un altro ammorbidente e allora ho messo giù la brezza marina, ho tenuto questo come ammorbidente concentrato. Mi è caduto l'occhio su una nuova colonnina con due versioni di ammorbidenti. Uno c'era, se non vado errato, vaniglia, sapete che non la prediligo. L'altro c'era il burro di karité. Quando ho letto, aspettate che ve lo mostro, ok, al ammorbidente concentrato al burro di karité Limited Edition, mi è partito il trip e ho detto metto giù l'altro, ne tengo uno così e prendo questa versione che tra l'altro da Eco 10 io non avevo mai visto. E quindi Limited Edition, burro di karité, voi sapete che mi piace ovunque il burro di karité, freschezza, lunga durata, mi ha incuriosito tantissimo, 80 lavaggi, questo l'ho pagato 1,99 euro, cioè prezzo bomba, lo provo, effettivamente se ci piace credo che diventerà il mio new best, anche se devo dire in generale, ripeto, Eco 10 a me piace, non ho grosse problematiche, anzi, trovo che siano prodotti profumati, che si sciacquano bene, insomma, mi piace, ripeto, non sono pagata per dirlo, questi prodotti li ho pagati con i miei soldi. E quindi ho preso questi due ammorbidenti, anche perché ne ho uno di Eco 10, sono a meno della metà, e poi ne ho un altro nuovo, quindi con questi due siamo a tre e vado a rispettare la triade che ho cominciato fin dall'inizio. Vediamola così. Poi stavo finendo i profumatori bucato, che non sono assolutamente nuovi su questi schermi. Io spero vivamente che non vadano fuori produzione, ragazzi, perché non ce n'erano quasi più. Non c'erano i tre gusti. Io me ne sono arrabattati un po'. È stata praticamente la spesa più grossa perché ho in totale costano 2,79 euro, 23,92 euro solo di profumatori per bucato in caps, ma sono 15 a confezione. Io spero vivamente, Ins, se sei all'ascolto, dici che non li mandi fuori produzione, o per meglio dire Eco 10. Io lo scrivo nei tag, magari sapremo qualcosa. A me piacciono da matti. Lo sapete, ve li faccio vedere dalla notte dei tempi, profumano, il bucato esce profumato, rimane, non lascia aloni, appiccicaticcio, mi piace da matti, lo prendo da tantissimo, trovo che abbia un costo, un qualità-prezzo decisamente molto buona, 15 tabs, 2,79 euro sono ottime e ho preso Sunny Paradise, Sunny Paradise, Sunny Paradise, Sunny Paradise, Sunny Paradise. Vi dicevo che quella la brezza marina non c'era. Sunny Paradise, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ne ho prese due al Sweet Flower. 7, 8. Abbiamo un po' di profumatori, ecco. Al massimo, se li finisco un po' prima, che tendenzialmente io ne metto una per ogni lavatrice, salvo quelle che non richiedono il profumatore per bucato,
però comunque una per ogni lavatrice. E quindi non andando, siccome ho cominciato l'ultima confezione, credo di averne ancora 4 o 5, ho voluto integrare la cosa. A me queste piacciono molto, ve le faccio vedere veramente da tantissimo, per le ragazze che mi seguono da tanto lo sanno. Ho provato anche altri profumatori delle ciofeghe, a mio modestissimo parere, che non rimaneva nulla, anzi poi rimanevano piccichenti, come dico io, non ci siamo. Questi mi piacciono, Eco 10 ti prego non farli andare fuori produzione, perché è la seconda volta che ne trovo veramente pochi e la cosa non mi piace. Quindi questi qua, ripeto, se avete magari qualche profumatore per lavatrice buono da provare, che non costi uno sproposito, sapete che poi io sono aperta al cambiamento, provo anche altre cose, però devo dire che rispetto a tutto quello che ho provato nel corso del tempo, questo è un prodotto must have che io ciclicamente, più che ciclicamente, ripetutamente compro, perché a mio avviso sono delle tabs molto valide ad un prezzo molto piccolo. 15 tabs, 2,79€, trovatemi un prezzo equivalente con una quantità di prodotto equivalente valido, perché lo sto usando veramente da tantissimo, credetemi. Ok, mi piace che adesso devo mettere tutto a posto, che ridere. Ok, poi ho preso, perché ho visto anche che la signora delle pulizie ha cominciato l'ultimo pacchetto, cattura polvere flu, pulisce in fretta senza fatica, 30 panni 29x40 effetto elettrostatico, che sono grossi, sapete che utilizzo la flu da tantissimo. Questi qua costano 1,39€, può essere, €1,49, insomma, meno di 1,50€, lei addirittura li taglia in due perché sono veramente molto molto grossi. Costano il giusto, a volte mi ritrovo anche dai cinesi a prenderli, perché bene o male per me uno vale l'altro, ma la linea Flu devo dire che è molto molto valida, e quindi li ho integrati, una busta è finita. Ho integrato l'assorbicolore, cattura il grigio, lo sporco, colori più brillanti, protegge i capi colorati, 24 foglie, massima efficacia a tutte le temperature, ve lo faccio vedere dalla notte dei tempi. A volte prendo anche quello dai cinesi a seconda di dove mi trovo, non i cinesi Zalium ma gli altri, per chi è di Pavia. Questo qui assorbi colore, 1,79€, me l'ha scontato, comunque 1 euro qualcosa, cioè credo di aver avuto uno sconticino. Poco più di 1€, una roba del genere, quando lo uso con i colorati, perché ho avuto qualche brutta esperienza, io per scrupolo lo metto sempre, a volte devo dire che esce in tonso, significa che i capi sono si sono, come dire, scaricati prima, vediamola così, o comunque sono, diciamo, di una qualità, sono coperta dai prodotti, di una qualità che non ha rilasciato. Comunque per sicurezza lo metto sempre, perché mi fa stare un po' più tranquilla. Poi 99 centesimi piatti concentrato Eco 10. Se mi seguite da un po' sapete che avevo preso due detersivi così, un po' più piccoli, perché questo è 1,5 litri, 99 centesimi, sì, perché questo me lo ricordo che era 99 centesimi. Sì, piatti concentrato, credo che ci fosse solo verde, poi francamente quello che secondo me funziona meglio, limone, sgrassa bene. Allora, questo è un po' più concentrato di quello di Action, lo stiamo utilizzando, andremo a smaltimento, però ho preferito già integrare questo, così nell'ottica della spesona siamo a posto. Questo l'avevamo già provato, a me non dispiace assolutamente, 1,5 litri, 99 centesimi, super mega top, e quindi questo. Poi, integrazione, 1,19€, perché l'ho appena visto, sì, avevo preso dai cinesi due Vucinette in super offerta, credo che io ve li avevo fatti vedere forse, non mi ricordo più se è un vlog o cose, ma ve li ho fatti vedere. Avevo trovato in offerta a 1,10€, 1,20€, due Vucinette con candeggina, sottomarca, eccetera, però siccome ha cominciato l'ultimo anche la signora che ci aiuta con le pulizie, ho detto ne prendo un altro, così ce ne sono tre per la stessa filosofia.
Ce ne sono due versioni, se non erro da Eco 10, ma ho voluto optare per la versione con candeggina, Blue Fresh con bicarbonato, VC Gel con candeggina, ho preferito questo che aiuta a sbiancare, pulire, eccetera. 1,19 euro per un litro, quindi piccola integrazione, così siamo anche qui con tre confezioni. Poi che stiamo finendo e la signora anche che ci aiuta per le pulizie li utilizza. Ho preso i guanti in lattice monouso ML, così se dobbiamo utilizzarli anche noi li abbiamo, anche perché li abbiamo finiti. Pulizia ed igiene, prezzo decisamente molto buono perché li avevo visti anche dai cinesi, che anche i cinesi se li fanno strapagare. Se vi interessano i guanti in lattice così, vi volevo dire il prezzo, ok, 1,99 euro, prezzo bomba, perché se ci pensate, 40 guanti nel periodo bruttissimo che sappiamo bene, avevano raggiunto un prezzo allucinante. Però bene o male dai cinesi, 4,99 euro, 5,99 euro, che è comunque meno rispetto a Carrefour, eccetera, perché dal Carrefour li trovi quasi a 10 euro, qui nella fronte. 1,99 euro, francamente. Ho detto, sai che c'è, visto che non ne avevamo più, la signora che ci aiuta li usa per igiene e fa benissimo. Anzi, dovrò dirlo anche mia mamma perché li cercava, sono proprio quelli bianchi da igiene. Prezzo decisamente bomba. Ripeto, se vi servono alcune cose di questo tipo, INS veramente, a mio modestissimo parere, è una risorsa perché alcuni prezzi sono effettivamente molto molto convenienti. Ve lo dico da tantissimo tempo che soprattutto per i detersivi, per me, è un posto in cui vado ripetutamente e quindi nulla. Spero che questo svuota la spesa detersivi vi sia stato di compagnia, che vi abbia dato qualche spunto utile. Fatemi sapere se siete andati da INS, cosa avete provato, se conoscete questi prodotti, se avete provato magari questa versione un po' più complessa, che poi magari ci confrontiamo nei nostri messaggi da casalinghe disperate. E nulla, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un mi piace, a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, il mi piace l'ho detto, seguirmi negli altri social, vedete tutto nell'info box e ci vediamo alla prossima. Vado a mettere in ordine. Ciao!